Ciao ragazzi e ciao ragazzi, eccomi qua con un video davvero speciale per voi, per noi. Veramente sono felicissima perché finalmente abbiamo raggiunto 200.000 iscritti, che sono un numero grandissimo, veramente spaventoso su YouTube. Sono veramente felice, ho imparato anche a dire YouTube, cioè cose proprio fuori dal mondo, cose pazzesche, cose pazze, ragazzi. E quindi sono troppo troppo felice, c'ho qua un bel paccozzo che indovinate per chi è, e indovinate, è tutto per voi, per due di voi. Ho deciso di fare due regali, dato che veramente sono troppo troppo felice, dato che qua c'è tanta tanta roba, ho deciso di premiare due di voi. Faremo uno qua su YouTube e un altro in contemporanea sul blog, quindi sul mio blog www.caritadolce.com, che sapete che è un blog anche che adoro perché è di supporto al mio canale YouTube e poi là pubblico sempre tutti i rimedi naturali, ricettine, anche recensioni, prodotti da supermercato. Prima di farvi vedere cosa contiene, vi voglio ringraziare veramente tantissimo. Prendete questo video come veramente un abbraccio virtuale che do ad ognuno di voi, perché veramente non so di essere ripetitiva, però per me non è mai abbastanza. Grazie, grazie, grazie perché guardate i miei video, perché mi commentate, perché mi seguite da tanti anni, chi più, chi meno. Comunque è solo grazie a voi, io sono qua e faccio quello che mi piace, continuo sempre ad andare avanti e va sempre meglio, è sempre tutto più bello, quindi veramente posso solo ringraziarvi mille, mille volte. Quello che c'è qua dentro veramente non è niente, cioè, rispetto a quello che dovrei darvi e dovrei farvi. Vabbè, comunque mi sto incartando, vi voglio dire un grazie enorme, vi mando un bacio grande a tutti voi, veramente grazie con tutto il mio cuore. Ok, mi sentivo tantissimo di fare questi ringraziamenti perché veramente 200.000 siete davvero in tanti, tanti e io mi ricordo ancora quando eravamo in 2.000. E mi sembrava un numero pazzesco, quindi veramente sono numeri grandi, grandissimi e proporzionalmente a questo numero è grande il mio grazie, quindi un grazie enorme come uno striscione grandissimo. Quindi adesso vi faccio vedere cosa contiene, però prima vi voglio dire come partecipare. Basta che voi sotto a questo video lasciate 5 commenti a persona nell'arco di 10 giorni, un po' come sempre quando faccio i giveaway, no? Quindi potete lasciare un commento oggi, un commento domani, quando volete voi, basta che ne lasciate massimo 5 nell'arco di 10 giorni. Dopodiché poi io estrarrò e vi dirò chi ha vinto in un prossimo video, all'inizio di un prossimo video. Stessa cosa sul blog, pubblicherò un post sul blog e sotto a questo post voi dovrete commentare e lasciare massimo 5 commenti a persona. Adesso vi faccio vedere cosa c'è in questo bel paccozzo, ci sono tante tante cose belle. Apriamola assieme, sono troppo troppo contenta veramente e spero tanto tanto che vi piaccia, veramente sono tante tante cose, perciò ho deciso di fare due premi. Guardate, vabbè, adesso vedete tutte buste, comunque ci sono tante tante cose belle. Adesso apriamo e poi dopo io dovrò rincartare tutto. Tutte queste cose che adesso vi mostro provengono dal sito Minera Liberi, che è il sito di cui già vi ho parlato altre volte e che vende tutti i prodotti per farsi cosmetici in casa, in particolare di make-up. Quindi adesso vi farò vedere pigmenti, cose per fare trucchi in casa e possono essere anche utilizzati tal quale per truccarsi, tutti i trucchi naturali e anche però materie prime proprio per cosmetici, ma adesso ormai queste cose le devono avere non solo chi si fanno i cosmetici in casa, ma un po' tutti, perché stiamo parlando anche di burro di karité, di olive vegetali, che veramente, ok, ciao, sei sotto la scatola, no, non è vero, veramente devono avere tutti in casa, quindi veramente sono ingredienti che penso che potranno essere utili a chiunque di voi li riceverà, perché non c'è bisogno di farsi i cosmetici in casa, voglio dire, per utilizzare un po' di burro di karité oppure per fare le mie ricettine semplici, quindi sono stracontenta. Quindi qua abbiamo burro di karité, ragazze, ne abbiamo due vaschettine che io adesso dividerò. Appunto, una in un premio, una in un altro. C'è uno che è di agricoltura biologica e un altro che invece è solo burro di karité raffinato. Sono tutti e due buoni. Io l'ho provato entrambi, sono tutti e due buoni. Quello di agricoltura biologica è un pelino pelino più morbido, più godurioso, forse perché sarà perché è bio, però anche l'altro, veramente sono buoni buoni buoni. Poi c'è, andiamo a vedere qua cosa c'è. E qua ci sono tante cosettine carine che vi faccio vedere. Allora, questo qua che sta incartato qua dentro, ovviamente apro quello che posso aprire, no? Perché poi non mi va che le cose arrivino male a chi vince. E questo è uno stampo appunto per fare i rossetti in casa con vari contenitori, vedete, per rossetti,
poi c'è uno per lucida labbra, poi c'è un contenitore di cartine, questo è molto utile appunto proprio perché si fa i cosmetici in casa per misurare il pH. Poi ci sono questi qua che sono troppo fighi e belli, questi sono per mettere rossetti o il burro cacao di questo colore rosso, troppo belli, infatti questi qua veramente me ne devo prendere pure per me perché sono troppo fighi e bellissimi. Poi qua ci sono tutte giarrine, guardate, che neanche apro, insomma sono tutte jar di varie dimensioni, anche piccoline per metterci balsamo labbra, pure queste qua con il sitter sopra per metterci fotovita minerale, poi cipra, che ho fatto tanti tutorial, no? E ve ne farò tanti altri. Approfittiamo di questo video per dirmi voi nei commenti quale tutorial vi piacerebbe vedere, che quindi io così mi cimento per voi e vi preparo anche nuovi video, appunto nuovi video tutorial. Qua ci sono delle minchie, adesso queste le apro così ve le faccio vedere, così magari questo video vi può essere anche utile in qualche modo. C'è la mica Kiss Evidence, che è molto bella, è una mica tipo sul rosa rosso. Poi c'è la mica Midnight, che è una mica sul violetto blu. Poi c'è la mica Electric Violet, che è proprio un viola elettrico, appunto come dice la parola. Poi c'è la mica Marina, che è un blu appunto mare, è bello. Mica Nostalgia, è bellina questa qua, ce l'ho pure io, è un azzurrino perlato, brillante, molto carino se vi piace il make up sull'azzurro. Mica Pistacchio è una cosa diciamo un pochino bella luccicosa sul verdino giallo dorato. E mica Gold Print è proprio dorato, bello bronzo, questo d'estate è molto bello. Poi c'è la mica Orange, che appunto è arancione però molto pescato chiara, mica bronzatissima appunto sempre per l'estate, questo marroncino. E poi la mica Champagne, che è molto bella per creare punti luce, appunto anche tal quale questi pigmenti possono essere utilizzati come ombretti, magari ve li mettete nelle giarine piccoline col sifter, ecco, se volete renderli più pratici all'utilizzo, e vi truccate con questi. Non c'è nulla di più naturale e bello, perché veramente non ci sono pigmenti naturali, cioè non c'è nulla di chimico di dannoso all'interno. C'è un pennellino kabuki, questo non lo tocco, lo voglio sporcare, però è molto bello. E i pennelli kabuki che hanno loro sono molto belli perché sono morbidi, e poi pure il fatto che sono colorati, insomma sono carini. Poi cos'altro c'è? C'è una bustina di talco cosmetico, anche questo è molto utile per farsi tipo la cipria, tutti questi trucchi. Poi c'è questo che è un grinder, utilissimo perché appunto serve per miscelare le polveri, pure io ve ne ho parlato, e appunto vedete si miscelano le polveri qua dentro e non c'è bisogno di utilizzare mattarello eccetera, costa poco ed è un buon acquisto insomma perché vi risparmia tempo e fatica. Poi c'è il mio amato burro di cacao, molto comodo in pasticchette, vedete sono delle pasticchette appunto che è più facile, no? Invece che quando è un unico pezzo bisogna tagliarlo col coltello, così è più pratico. Burro di cacao bio, anche questo qua se leggete bio, proprio da agricoltura biologica, ed è ottimo e serve come il burro di karité per tantissime ricette, non lo sapete. Poi c'è l'olio mille, che come sapete è il mio emulsionante preferito appunto per le creme corpo, creme viso, ho fatto tanti video. La gomma xantana trasparente, anche questa qua la uso spessissimo, è un gelificante per fare il gel, per fare le creme, lo sapete. Poi questa è una chicca, questa ce l'ho pure io, se vi ricordate vi fece il tutorial della mia palettina per ombretti, per fare gli ombretti appunto in casa, tutta fatta in casa, e infatti è fatta così. Qua ci sono tutte le cialdine che sono uscite, eccole qua dentro, vedete si mettono tutte le cialdine e appunto si fanno, che è molto semplice farsi gli ombrettini in casa, veramente è super semplice. Potete anche compattare qualche ombretto che avete voi in polvere e lo volete rendere compatto, insomma carinissimo e super facile. Poi, allora, guardate quante cose avete visto. Io adesso poi dopo mi metto, con l'aiuto della mia sorellina, che è veramente una santa, mi dà sempre una mano in queste cose, e dividiamo tutto in due parti perfettamente uguali, o insomma più o meno uguali,
per fare appunto due premi che andranno a due di voi, una qui su YouTube e una sul blog. Quindi avete due possibilità di vincere, perché voi potete commentare ugualmente sia su YouTube sia sul blog, e quindi potete rischiare, insomma, e sperare di vincere anche due volte, insomma, se siete molto molto fortunate. Qui c'è cera candelilla e cera carnauba, che sono appunto due cere molto molto utili per fare ad esempio rossetti, ma anche burro cacao, ma anche in sostituzione alla cera d'apio, insomma. C'è anche una bella bilancina proprio per fare tutti i vostri cosmetici fatti in casa, e infatti molte persone la prima cosa che comprano è la bilancina, no? Perché appunto serve per pesare le cose piccoline. Allora c'è il mitico Cosgard, che voi sapete che è il conservante mio preferito per eccellenza, che utilizzo sempre da anni e anni, veramente, nei miei video sempre. Poi c'è l'aroma cocco, che è molto bello, una fragranza che potete utilizzare anche nei prodotti per labbra, tipo un burro cacao, un rossetto, oltre che a quelli per il corpo tranquillamente, e molto molto bello. Poi c'è l'acido lattico, che appunto assieme alle cartine è fondamentale, no? Per le creme, per i tonici, per i prodotti appunto cosmetici, misurare e regolare il pH. Poi c'è il Solubol, che è un solubilizzante che può essere utilizzato appunto per solubilizzare le fragranze e ad esempio ingredienti liposolubili, ad esempio per fare il deodorante, eccetera, insomma. Bustine di polveri. Allora c'è l'argilla bianca, che è ottima veramente, e l'argilla bianca sapete che viene utilizzata per fare le maschere, ad esempio l'ultima maschera che ho fatto, la Carlita Warrior, che è appunto quella maschera all'argilla, ma anche la Carlita Peperita, insomma qualsiasi maschera con l'argilla è veramente ottima, super super purificante. Qua dentro ci sono altre polveri, vi faccio vedere anche qua dentro cosa c'è. Allora c'è l'ultramarino blu, poi c'è l'ossido rosso, appunto questi sono tutti ossidi ultramarini che servono in particolare per fare il fondo minerale, ma anche i trucchi ad esempio opachi, l'ossido giallo, poi c'è l'ossido verde, qui si può fare anche il correttore per i brufoli, quello verdino, l'ossido pesca, che si può fare il correttore appunto per l'occhiale pescato, l'ultramarino rosa, poi c'è l'ultramarino viola, questi sono tutti tutti opachi, non perlati, manganese viola, anche questo qua è un bel ombretto opaco viola, ossido terra di Siena, anche questo qua è un bel baroncino per fare un trucco matte, opaco, sofisticato, l'ossido marrone e infine l'ossido nero. Poi ci sono ancora queste boccettine. Allora, c'è il mio amato coco silicone, che hanno preso anche loro, e quest'olio che è simil silicolico ma completamente naturale, che appunto può essere utilizzato sia sui capelli, ad esempio ho fatto i cristalli liquidi bio, può essere utilizzato nelle creme viso, ma anche sul viso. Poi c'è l'olio di argan, eccolo qua, che anche io lo adoro, follemente uno dei miei oli preferiti. Qua ci sono altre bottigline, c'è in particolare il tocoferolo, la vitamina E, che è indispensabile, la uso veramente io dappertutto, lo sapete. Poi c'è l'estratto glicerido di ippocastano, che è anche utile ad esempio per la cellulite, l'ho messa sia nella crema che nel gel mio anticellulite, e anche l'estratto glicolico di cetriolo, che invece l'ho messo nella mia crema pelle grassa e mista, è appunto molto molto purificante per la pelle. Poi c'è questa bustina dove appunto ci sono delle polverine, sono molto molto utili di riempimento per il make up. C'è una base per ombretti appunto che può essere utilizzata proprio come base da unire le polveri, casomai farò qualche video con questa qua e vi create il vostro ombretto. Poi c'è questo qua che è Easy Press, che è un'altra polvere appunto che serve per fissare gli ombretti. Poi c'è il biossido di titanio, che è veramente indispensabile per il make up fatto in casa. Poi c'è il magnesio stearato, che ho utilizzato anche nel mio fondo di tinta minerale, e la sericite, che appunto è questa polverina molto molto bella, questa qua anche come punto luce, veramente illuminante e ottima. E infine, eccolo qua, c'è l'idrolato di Neroli, che è tipo un'acqua, un idrolato ottimo per la pelle, che può essere utilizzato anche come tonico. Quindi questo era tutto, adesso io metto tutto a posto e poi divido in due premi. Spero tanto che questo giveaway vi piaccia e aspetto i vostri commenti. Mi raccomando, vi aspetto anche sul blog, vi lascio tutti i link nel box informazione, così speriamo che potete vincere. Io vi farei vincere tutte, però comunque in bocca al lupo ad ognuna di voi, e che vinca la più, non so, la più fortunata. Io vi voglio bene a tutte quante indistintamente. Ciao!